ce la faccio più. Non mi importa niente. Adesso mi butto a terra, anche se mi sparano, non mi importa. Su, su, coraggio. Si appoggia a me, si appoggia a me. Coraggio. E le donne? Le donne dove l'hanno portate? Ho sentito dire che le portavano al Viminale. Perché? E che ne so io? Che c'hai qualcuno? Sì, hanno preso mia moglie, mia madre e due figli. Eravamo tutti a casa. Beh, non ti preoccupa. Queste donne fanno niente. Silenzio qui! Scusi, scusi tanto. Ci trattengono ancora. Hanno i nostri documenti in mano. In tutto questo tempo avranno saputo che non c'entriamo affatto con i partigiani. Almeno io. Beh, tu sei tranquillo, eh? Ho la coscienza pulita. T'ho visto quando hai consegnato la tessera del partito. Bei camerati. Sono già 3 ore che ci tengono qui. Chissà come staranno mio padre e mia madre. A quest'ora avranno già telefonato a tutti gli ospedali. E poi magari non ci crederanno che ci hanno fermati i tedeschi. Diranno che ce lo siamo inventato. E magari... Ehi, voi! Dateci nome e telefono, avvertiamo noi le vostre famiglie. Persiani Anselmo, Moscatelli Benito, 33 46 49. Marcello Rossi, 73 60 10. Marcello Rossi, 73 60 10. Marcello De Rossi, 73 60 10. Un vecchio quartiere di case sudice. Le stradine scomode, inadatte al traffico. Bisognava raderlo al suolo. E fucilare tutti. Uomini, donne, tutti. È stato un errore, signor generale, avvertire il maresciallo Kesselring. Bisognava reagire immediatamente e senza esitazione, come abbiamo fatto in tutta Europa, e con ottimi risultati. Il maresciallo Kesselring è un uomo all'antica, religioso, ha il cuore gentile. Riuscirà a convincere il Führer a far fucilare soltanto pochi ostaggi, un vero peccato. Non poteva essere che il Don Perignon ad avere questo gusto. Generale Meltzer, se nel futuro dovessero verificarsi altri incidenti come quello di oggi, spetta a noi SS provvedere. Non dimenticate. Farini Guidi e il console Mulhausen mi hanno convinto che una rappresaglia troppo drastica sarebbe stato un grave errore politico. Il signor Buffarini Guidi è ministro degli interni di questo paese esclusivamente per merito nostro. Essendo italiano e fascista, credo che sia l'ultima persona che possa parlare di errori politici. Dovete essere ragionevole, colonnello. Il generale Meltzer voleva distruggere il quartiere e uccidere 50 italiani per ogni tedesco morto. Ora, dovete ammettere che noi non potevamo prevedere quale sarebbe stata la reazione del popolo. E se scoppiava una rivolta, noi non abbiamo né mezzi né uomini sufficienti per difenderci da una rivolta popolare. I romani non faranno mai una rivoluzione. Sono troppo a mangiare pasta asciutta e a bere vino dei castelli. Che tra parentesi è un pessimo vino. C'è un altro aspetto della questione che voi dimenticate, Kapler. Quale, signor console? Queste rappresaglie, per cui voi delle SS andate giustamente famosi, hanno il difetto di renderci impopolari agli occhi del mondo. Oggi, grazie al nostro amato Führer, l'opinione pubblica non conta, ma un giorno, chissà, la gente potrebbe ricominciare a pensare con il proprio cervello e considerarvi assassini e non soldati. Sto morendo di freddo, porco Giuda. Thank you.
ma che significa? Stanno a mettere le mitragliatrici. Ma perché? Sag mal, Hans, wann entscheiden Sie es zum Feuern? Hoffentlich bald, ich bin todmüde. Mann, Mann, ich möchte so gern pennen. Che dicono? Nessuno li capisce. Hanno detto che non vedono l'ora di sparare, che ci hanno sonno e che vogliono andare a dormire. Figli di cani, figli di cani. Non mi potete ammazzare, a me non mi potete ammazzare. Io sono fascista, camerata. Io sono fascista, non mi potete ammazzare! Io sono fascista come voi, mi dovete salvare! La tessera del partito l'ho data a loro, ma potete chiedere informazione a un fascio rionale, Andreazzi Renato, Di Giulio! Mio padre è uno squadrista, non potete permettere che mi ammazzino come gli altri! Per l'amor di Dio, fate qualche cosa! Chiedete! Chiedete al fascio di Trastevere, Andreazzi Renato! Non lo volete capire che sono fascista come voi! No, no, non voglio morire! Non voglio morire! Non voglio morire! Io sono giovane! Maschinen Gewehr an die Fahrzeuge! Tempo, Tempo hier! Die ganze Abteilung, fünf Schritt vortreten! Non cercavano mica noi. Lo so, però se ci vedevano. Mannaggia me a quando ti ho dato retta. Ma solo Ottavio ci dovevamo sta 5 minuti, abbiamo fatto mezzanotte. Poi perché? Per 2 chili di patate. Capirai, dici niente. Capirai. Andiamo, sbrigamo, se in 2 minuti stiamo a casa. Muovite! Andiamo. Buonanotte, Gigi. Ciao, Giovanni. A lui. Io chissà che gli farei a quello là. Ma non lo sa che c'è una moglie e un figlio. Ah, ma speriamo di no. Ma gli potrebbe anche essere successo qualche cosa. Sì, te lo dico io quello che gli è successo a lui e all'amichetto suo. Famoso un litro e famoso in un altro. E si sono scordati di tutto. De casa, del coprifuoco, dei tedeschi, di tutto. Oh, ma quando arriva mi sente. E mica voglio morire di crepacore per lui io. Beh, tu è meglio te ne vai a letto, va. Se no domattina con la scuola. Ah, ma eccolo là. Sto disgraziato, ce l'ha fatta a venire a casa. Andiamo dentro. Oh, madonna mia, la pattuglia. Dove andate in giro a quest'ora? Non sapete che c'è il coprifuoco? Sì, ma stavo proprio per rientrare a casa. Quello è il portone mio. Documenti. Ferroni Giovanni. Signor sì. Mestiere? Operaio, operaio tornitore. Iscritto al partito fascista? Sì, ma non mi sono mai occupato di politica. E non lo sapete che non si può circolare di notte? Sì, lo so, infatti non mi è mai successo, questa è la prima volta. Ho finito di lavorare e sono andato a prendere un po' di patate in campagna. E lì sapete come succede, no? Fate un bicchiere, fatene un altro, avevo fatto tardi. Vabbè, tutte queste spiegazioni le darei dal commissariato. No, voi avete ragione, ma in fondo un po' di patate... Andiamo, che non c'eremo tempo da perdere. Sentite, c'è mia moglie e mio figlio. Se escono dal portone, arrestiamo pure loro, chiaro? Nena, non usci dal portone, io vado al commissariato. Non ti preoccupare, torno subito. Giovanni! T'ho detto di non uscire! Mariù, portalo su a casa.
Andiamo. Un momento, camarata. Lui, bravo uomo. Lui fatto tardi. Piccola, piccola colpa. Niente commissariato, vero, camarata? Anch'io operaio tornitore. Ah, sì, e allora... Ma il regolamento? No, lui va a casa. Noi non visto niente. Va, amico, va. Grazie. Grazie tante. Buono. Un momento, la bicicletta la sequestramo. E perché? Senti, ringrazia Dio che te la cavi così a buon mercato. Va a casa e lascia la bicicletta qui. Io con la bicicletta ci devo andare a lavorare. Devo fare 13 chilometri andare e 13 chilometri a tornare. Se non c'ho più la bicicletta... La bicicletta la lasci qui. Questo significa essere caro... Se me levate la bicicletta, io perdo il posto. E a me che me ne frega, forza, vattene! No! Leva le mani. No, la bicicletta non ve la do. A me queste prepotenze non le fate. Lascia stare la bicicletta, Giovanna, dai! Ma non ci penso neanche, la bicicletta è mia, me la porto a casa. Allora tu cerchi rogna e mo' t'ha contento! Tutto, fino a... Per... Il maresciallo Kesselring è riuscito a strappare al Führer un grande gesto di clemenza. Dovranno essere fucilati... soltanto 10 italiani per ogni tedesco ucciso. I militari germanici massacrati a Via Rasella sono 31, perciò dovranno morire... Avete fatto il conto, Caruso? 310 italiani. Perfettamente. Il maresciallo Kesselring ha ordinato che questi 310 capri espiatori siano scelti tra i detenuti già condannati a morte, tra i comunisti e i partigiani già arrestati. Ma, signor colonnello, attualmente i condannati a morte sono soltanto 4... e stanno a Via Tasso in attesa che la condanna venga eseguita. Ricordate i nomi? Il maggiore De Vito... Un momento, prego. Tenente Schwarz, mettete un foglio in macchina, per cortesia. Sì, signore. Cominciamo questo benedetto elenco. Prego, Caruso. Dettate. Il maggiore De Vito, il capitano Mancinelli e due comunisti, Parmegiani... e Salustri. A Via Tasso c'è anche il giovane Sanseverino. Aggiungetelo, Schwarz. Ma non è stato ancora giudicato. Risparmieremo un processo. Siamo soltanto a 5. Avanti, Caruso. Voi che siete il questore di Roma, tirate fuori dei nomi. A Via Tasso ci sono altri 3 ufficiali sospetti di avere contatti con Badoglio. Ma si tratta di semplici sospetti. I nomi? Il colonnello Bresci, il tenente Ponti, il generale Bastiani. 5 e 3, 8. Tra gli uomini arrestati a Via Rasella non c'è nessun antifascista che potrebbe avere collaborato con gli autori dell'attentato? Nessuno ha precedenti, ma 4 sono notoriamente antifascisti. Tenete, Caruso. Completate voi la lista. E ricordatevi che devono essere 310, non uno di meno. Ma, signor colonnello, dove li prendo? I detenuti politici di Regina Coeli, tutti quelli che stanno a Via Tasso. Roma è piena di gente da fucilare. Ah, un'ultima cosa. Il maresciallo Kesselring dice di fare in fretta. Sì, perché il Führer potrebbe pentirsi di essere stato tanto clemente. Potrebbe all'improvviso dare l'ordine di fucilare 30 italiani per ogni tedesco. Farò il più presto possibile. Rassicurate pure il maresciallo Kesselring. Senza esagerare, mio caro. Senza esagerare. La fretta è nemica della perfezione. Lo ha detto un vostro grande artista, Michelangelo. E le donne? Arrestate a Via Rasella. Le farò rilasciare. Tra poco. Ufficio del colonnello Kapler. Sì. Mi dispiace. Avvertirò subito. L'ospedale. È morto un altro soldato ferito a Via Rasella. Abbiate pazienza, Caruso. 10 di più. 320. Heil Hitler. Ja.
Marescià. Che c'è? Abbiamo beccato sti due dopo il coprifuoco. Ve li lascio in consegna a voi. A me? E indo li metto. Qui siamo pieni come un uovo, non ci potevamo manco più rigirare. E io che ci posso fare? Ci dovete pensare voi. Ma ve l'ho detto, avevamo fatto una redata dei borzarinieri a Tordinona. Non vedete in che condizioni stiamo? Nelle camere di sicurezza non c'entra più manco una spilla. Perfino nell'ufficio del commissario siamo stati costretti a mettere. E noi che facciamo? Ce li trasciniamo appresso tutta la notte? Ma tu guarda un po' per una bicicletta. Italiani, sangue caldo. Non preoccuparti, amico. Io parlo con camerata fascista. Una notte in camera di sicurezza e domani a casa. Capirai che bel favore che ci fai. E poi lui che c'entra? Lui è un ragazzino. Mandatelo a casa, domattina deve andare a scuola. Ragazzi miei, che volete che vi faccia? Non c'ho posto nemmeno se mi porto nel gobbo del quarticciolo. Portatele a Regina Celi, vi presto una macchina io. Santuzzo? Sì? Santuzzo! Agli ordini, signor maresciallo. Sì, fatte un altro sonno. Senti, via la macchina e porta sta gente a Regina Celi. Regina Celi? Ma che c'entriamo noi con Regina Celi? Non siamo mica due delinquenti. Maresciallo, lo faccia capire lei che non abbiamo fatto niente di male, ma... No, ma perché ci fa portare andiamo, a Regina Celi? Maresciallo! Maresciallo! E poi sto ragazzino è minorenne! E pianta! Maresciallo! Egregio colonnello, qui ha cluso l'elenco dei detenuti attualmente a Regina Celi. Poiché l'attentato di Via Rasella e la relativa rappresaglia riguardano principalmente la polizia germanica, ritengo opportuno che la scelta degli ostaggi venga compiuta da voi. A questo scopo vi rimetto... eccetera, eccetera. Vostro devotissimo Caruso. Tipico gesto italiano. Viltà, ipocrisia, timore di assumersi le responsabilità, inettitudine. Tenete, Schwartz. Purtroppo dovremo rinunciare a qualche ora di sonno. Elenco dei condannati all'ergastolo. Perfetto. Non è forse meglio la morte all'ergastolo? Siete pronto, Schwartz? Sì, signore. Di Dionisio Salvatore. Monti Mario. Scarabelli Vittorio. Cartelli Antonio, Di Donato Pasquale, Marchetti Bruno, Rossi Marcello, Stanotte non si riesce proprio a dormire. Oh, ma questo è un ragazzino. C'è una sigaretta? Mettetela là. Di un po', sai niente che so io mai. Io ho visto i tedeschi che portavano via quattro uomini. Che è la prima volta? Sì. Comuni o politici? Che hai detto? Ho capito, comuni. Pure io. Chissà perché ci hanno sbattuti qui al terzo braccio e non sei mai politici. Ma voi che avete combinato? Eh? Ammazza che dritta. Fa coppia con un ragazzino per essere più sicuro. Hai capito? Oh, ma quanto chiacchieri. E tu chi sei? Luccitelli Sergio. Uno che esce domani e si sposa dopodomani. Prego, signori, sedete. Io sono il tenente Hans Weiss. Bruno Marchetti. Sì. Professione? Fattorino dell'ADAC. Prego. Vendo i biglietti del tram. Iscritto al Partito Comunista, agitatore sindacale. Perché si trovava a Via Rasella, signor Marchetti? Tornavo a casa.
Signor Pasquale Di Donato, professione? Arrotino. 5 volte al confino per discorsi antifascisti. 5 mesi a Via Tasso per aver lanciato un cartoccio di escrementi contro una bandiera tedesca. Perché vi trovavate a Via Rasella? Ero andato a consegnare un lavoro. Dottor Antonio Cartelli. Sono io. Voi siete del Partito d'Azione, siete sospettato di curare clandestinamente i partigiani feriti. Perché eravate a Via Rasella? Facevo una passeggiata, abito in Via del Tritone. Professor Rossi, lei perché era a Via Rasella? Ero andato a dare delle lezioni private a dei miei allievi. Nessuno di voi, signori, è implicato nell'increscioso incidente avvenuto oggi a Via Rasella? Sarei disposto a credervi, signori, ma devo sincerarmi con qualsiasi mezzo che non siete complici degli attentatori e che non conoscete i loro nomi. Vi ostinate a non rispondere. Vi avverto che ho l'ordine preciso di farvi parlare. Mi dispiace. Signori. Sergente Schulz. Lasciate qui l'ultimo. Prego, professor Rossi. Una sigaretta? No, grazie. Non fuma? Non adesso. È da molto tempo che desideravo conoscerla, professore. Perché? Ho letto il suo libro, in francese. In Germania è proibito. Prima che questa conversazione prosegua, signor Weiss, desidero avvertirla che se lei ha intenzione di recitare la parte del giovane ufficiale nazista dalle idee liberali... No, no, no. Io ammiro sinceramente il suo libro e il coraggio che lei ha avuto nello scriverlo in pieno regime fascista. Evidentemente non deve averlo letto molto bene, oppure ha dimenticato quello che io ho scritto sui soldati per parlarmi con questo tono da complice. No, non l'ho dimenticato affatto. Permetta che glielo ripeta. Mi scusi se citerò me stesso, non è simpatico per uno scrittore. Non è un buon soldato chi obbedisce a tutti gli ordini. Il soldato che obbedisce ed esegue un ordine criminale non è un buon soldato, ma un criminale egli stesso. La ribellione individuale in qualsiasi campo è l'unica arma per combattere le dittature. E adesso, se permette, e se non ha nulla in contrario, io vorrei raggiungere i miei compagni. Noi due non abbiamo nient'altro da dirci. Ho finito, signor colonnello. Sono ancora troppo pochi. Che ore sono, Schwarz? Le 4, signor colonnello. Ce la meritiamo almeno un'ora di riposo, caro tenente. Io propongo... Chi diavolo può essere? Ufficio del colonnello Kapler. Sì, signore, subito. Il generale Meltzer. Pronto, signor generale. Stiamo lavorando. No, non ho ancora finito. Finora ne ho soltanto un centinaio. Ne mancano ancora 230. Ma c'è tempo, no? Gli ebrei? State tranquillo, signor generale. Metterò tutti gli ebrei che riuscirò a scovare a Regina Celi. Buonanotte.
Voi qui, su presto, mettetevi qui. Andiamo, andiamo? Di Dioniso Salvatore, presto? Fortunato Mario, avanti, sbrigati. Mi piacerebbe proprio sapere dove li stanno a portare. Che ore saranno? Le 8, 8:30. Ancora un paio d'ore e poi, appena esco, mannaggia la miseria, voglio fare 200 capriole. Piano. Ce l'avete la sigaretta? Sì, ma se te fumi tutte te... Mo quando vi è il Soragusto me ne faccio da un pacchetto. Sì. Ma chi è sto Soragusto? È il secondino, è un amico mio. Abbiamo lo stesso palazzo di Mariella. Ma mi ragazzo, quando vi serve qualche cosa, rivolgetevi a lui. Ma tu mica mi hai detto perché stai dentro. Ho ammazzato una donna a coltellate. Ammazzato? E te fanno uscire così presto? Che faccia che avete fatto? Ma no, scherzavo. Figuratevi che sto qua dentro per un chilo di burro. Allora dillo, no? Con la solita fortuna mia, un mese di galera. Il dottor Caruso, prego. È desiderato dal colonnello Kapler. Dottor Caruso, un momento, prego. Caro Caruso, buongiorno, come va? Io benissimo, grazie. Dunque, statemi a sentire. La nostra lista è arrivata a quota 220. Mancano esattamente 100 nomi. E ho avuto un'idea. Di questi ultimi 100, 50 li scelgo io e 50 li scegliete voi. Perché? Beh, diciamo che io sono un uomo generoso e che desidero che anche voi fascisti abbiate il piacere e l'onore di contribuire a questo atto di giustizia. Ah, davvero? Oh, quanto mi dispiace che abbiate così tanto da fare, signor Caruso. Secondo me voi dovreste mettere da parte tutto, anche le scuse e le obiezioni, e dedicarvi esclusivamente alla ricerca di questi 50 nomi. Basta così, signor Caruso. Attendo l'elenco entro un'ora. Sarebbe sgradevole se a Berlino sapessero che voi intralciate l'opera delle SS. Arrivederci, signor Caruso, e buona giornata. Ah, dimenticavo una cosa. Nell'elenco degli uomini arrestati a Via Rasella c'è anche un prete, sì. Mettetelo nella vostra lista, Caruso. Io detesto gli uomini in sottana. Buongiorno. Bravo, Schwarz. Avevo proprio bisogno di un buon tè. Dobbiamo pescare questi 50 nomi. Caruso manderà gli altri 50? Naturalmente. Questo, signore, è pensare che se avesse voluto, avrebbe potuto benissimo impedirci questa rappresaglia. A proposito, Spatz, ricordatevi di avvertire il comando della Wehrmacht che mi occorre un plotone di esecuzione di 50 uomini. Perché ora? Per le 3 di oggi pomeriggio. Comunicheremo più tardi il posto. Ah. Mi raccomando, se non te ne scordare. Via Lancellotti 4, Ferroni Assunta. La chiamano tutti Nena. Die che io e Mariuccio stiamo bene, non ci hanno fatto niente di male. Ma d'andata, l'avvocato Mancuso. Sì, state tranquillo, a Soragù, domani mi sposo. A Soragù, domani mi sposo. Sì, adesso sbrigati. Però, sì, datemi un attimo, è il tempo di farmi la barba e di sistemarmi un po', se no che figura ci faccio. Beh, arrivederci, Sor Giovanni. Arrivederci. È piacere tanto d'avervi conosciuto. Ciao, maschia in gamba, eh. Senti. Ah, Soragù, mi scordavo, questo è un amico mio, trattatemelo bene, ammenata un fascista. Ah, piacere. Piacere. Mi raccomando, non te ne scordare. Ferroni Assunta, via Lancellotti. Cara Beatrice, i fascisti passano e noi restiamo. Dunque, stiamocene tranquilli ad aspettare che passino. Tu, Alfonso, ragioni bene perché non li hai in casa. Ma a me, che i tedeschi hanno requisito Torre Gaia? Ah, se non sbaglio, quel castello è abituato ai barbari, eh? Eppure è sopravvissuto, e là, fermo... Con te, Alfonso, non si può parlare seriamente. Ha ragione tuo figlio quando dice che sei un borbonico. Mio figlio ha un talento particolare per dire delle sciocchezze. Ma cambiamo discorso. Dunque, cos'hai deciso, Lilli, per il tuo pranzo?
Ho pensato che, dati i tempi, era necessario fare le cose senza dare nell'occhio, perciò ho ristretto la lista degli invitati a 20, il minimo indispensabile, e ho bisogno del tuo aiuto, forse. Io sono qua. Puoi andare, non occorre altro. C'è Fortunato che desidera parlare. Fortunato? Beh, digli di aspettare. Dice che è urgente. Cos'è questa storia? Ospiti adesso non posso. Insiste che è una cosa grave. Va bene, fallo passare. Vorrebbe parlarle da solo. Ma che sciocchezza. Se vuole vedermi adesso, si accomodi, altrimenti aspetti, eh? Fortunato era un mio giardiniere, un bravo uomo. Piuttosto che farsi richiamare, si è arruolato nella pubblica sicurezza. Oh, come va, Fortunato? Vieni, vieni avanti. Come vedi, ho ospiti. Mi dispiace di non poter... Ho bisogno di parlarle da solo, don Alfonso. Mi scusi. Prego. Di che si tratta? Di suo figlio. Gli è successo qualche cosa? Vieni, Lili, andiamo in giardino. Chiamaci Alfonso quando è finito. Spero che non sia niente di grave. Abbiate pazienza, eh? Ma figurati. Dunque, che altro guai ha combinato Gilberto? Un'altra ragazza di buona famiglia sedotta e abbandonata, È a Via Tasso. A Via Tasso? Gilberto? No, è in campagna da più di una settimana. Via Tasso, la centrale delle SS. Sì, è stato fatto prigioniero alcuni giorni fa, insieme ad altri partigiani, durante un attacco contro una colonna tedesca. Gilberto, ma come mai stava con i partigiani? Ma no, deve essersi un errore. Mio figlio non si è mai occupato di politica. Ad ogni modo ti ringrazio per avermi avvisato, provvedo subito. Ma, grazie. Ma non... Cos'altro devi dirmi? Verrà fucilato dai tedeschi oggi pomeriggio, insieme ad altri 300 ostaggi, per quello che è successo a Via Rasella. Per caso mi è capitata tra le mani la lista dei condannati a morte e subito mi sono precipitato ad avvertirla. Don Alfonso, se posso fare qualche cosa, molto volentieri. Grazie. Grazie, adesso la vediamo, Fortunato. Vai pure. Pronto, vorrei parlare con Sua Eminenza il Cardinale Ronchi. Il Duca di San Severino. Grazie. Avanti. Vieni avanti. Prendi quel fascicolo. Quanti fogli sono quegli elenchi? Una decina, dottore. Ricopia a macchina i primi 5 nomi. No, gli ultimi 5 nomi di ogni pagina. Aggiungici anche il sacerdote arrestato via Rasella. Scrivi sulla lista. Il capoguardia delle carceri di Regina Coeli. Consegnerà al tenente Weiss della polizia germanica i sottonotati detenuti. È un autentico guercino, barone. Come sta Mesmer? Scusi se l'ho fatta aspettare. Oh, aspettare in questa sala è una tale gioia per gli occhi che, le assicuro, non si avverte il tempo che passa.
Mi perdoni se le ho chiesto di venire in casa mia, ma mi è stato detto che l'ambasciata tedesca è il luogo meno adatto per avere un colloquio confidenziale. La polizia di Himmler non si fida neanche di noi diplomatici. Ha tutte le ragioni. Posso esserle utile in qualche cosa, don Alfonso? Spero di sì, Mesmer. Mio figlio è mano delle SS, via Tasso. Gilberto. E perché? Non lo so. Non lo so neanch'io precisamente il motivo. Mi hanno detto che è stato arrestato insieme ad altri partigiani. Mi sembra impossibile. Appunto, lei lo conosce, Gilberto. È l'ultima persona al mondo che si sarebbe cacciato in un simile pasticcio. È uno scapestrato, un Don Giovanni da quattro soldi con la mania delle macchine da corsa. Insomma, può essere tutto tranne che un ragazzo responsabile, tantomeno un partigiano. Stia tranquillo, me ne occuperò personalmente, anche se Gilberto ha fatto qualche ragazzata con i partigiani. Ero sicuro che lei mi avrebbe aiutato, Mesmer. Ah, non le ho ancora detto una cosa. Gilberto è stato incluso in non so quale lista di uomini che dovrebbero essere fucilati oggi per rappresaglia per quanto è successo ieri in via Rasella. Mi dispiace. Non posso far niente in questo caso. E perché? Non posso immischiarmi nelle faccende di Kappler. Nessuno di noi lo può. È un uomo di fiducia di Himmler. Mesmer, lei è la mia ultima speranza, sa? È da tre ore che sto sbattendo la testa contro una specie di muraglia. Tutti mi rispondono che non possono far niente. Ma io mi rifiuto di accettare questa risposta che condanna a morte mio figlio. Deve esserci una soluzione, c'è sempre una soluzione. La prego, Mesmer, me la indichi. Vorrei poterlo fare, con tutto il cuore, creda. Ma mi dispiace. Mesmer, anche la vita di un uomo ha un prezzo. Può valere, per esempio, quanto questo guercino. Quegli arazzi sono del 400 francese, sono molto rari. Quella là è una donna del Goya. Poi ci sono i gioielli di famiglia, sono in banca, ma posso andarli a ritirare immediatamente. Sono un diplomatico, don Alfonso, non un mercante d'uomini. Lei è un tedesco. Chiedo scusa, Mesmer. Chiedo scusa. Cerchi di capirmi. Può almeno farmi avere un colloquio con mio figlio. Sì, l'accompagnerò io stesso in via Tasso. La ringrazio, Mesmer. Non c'è nessun politico. Non state a perdere tempo a controllare i nomi. Gli ultimi 50 nominativi sono stati forniti direttamente dal questore Caruso. Perciò... Io credevo che... È tardi, vai, se ancora ci sono molte cose da fare. Il colonnello Kappler esige che per oggi alle 2 sia tutto finito. Questa lista è di vostra competenza. Provvedete ad eseguire personalmente quanto vi ordina il questore nel più breve tempo possibile. Qualche obiezione? No, nessuna, signor tenente. Guardavo se tutto era in regola, le firme, i bolli, sa... In questi casi è meglio non assumersi nessuna responsabilità. State tranquillo, è tutto in ordine. La vostra coscienza può dormire in pace. Il colonnello Kappler ordina che tutti gli uomini di quella lista vengano legati con le mani dietro la schiena. Alle 14 precise dovranno essere pronti e prelevati dai camion che vi manderemo. Destinazione? Campi di lavoro, naturalmente. Fin da questo momento tutte le strade adiacenti a Regina Celi dovranno essere sgombrate e resteranno bloccate fino a quando i camion non saranno partiti. È tutto. Potete andare. Buongiorno, signor tenente. Mancano 7 uomini al plotone di esecuzione e dovrete darmeli voi, Weiss, scegliendoli fra i vostri soldati. Il plotone d'esecuzione non è formato da soldati dell'esercito. La Wehrmacht si è rifiutata di immischiarsi nella faccenda. I 4 antifascisti che avete interrogato oggi hanno rivelato qualche cosa? Niente. Apparentemente sono estranei all'attentato. Li ho fatti interrogare dal sergente Schulz. Ottimo specialista nel suo campo. Nessun'altra domanda, Weiss? Io devo andare, ci vediamo alle cave ardiatine. Schwarz! Era proprio necessaria questa rappresaglia. Voi non dovete star bene, altrimenti non mi avreste fatto una domanda talmente idiota. O Fiedersen, Weiss. So du belle fedi, vero, ma speriamo che a Sergio gli vada bene, così non perdiamo tempo a fare la strigne. Almeno voi ci avete le fedi d'oro. Speriamo che un giorno non siate costretti pure voi a darle per un'altra guerra e poi ritrovarvi con 2 cerchietti di ferro.
Ma quanto ci mettono a farlo uscire? C'ho un nervoso sta qua dentro io. A chi lo dici? Raus! Raus! Los! Wird's bald! Raus mit dir! Mach, mach! Tu parlare? Io muto come un pesce. Uomini in grande cella, caput. Caput? Raus. Qua dentro? No, caput in campagna, fuori Roma. Bist du langsam? Raus mit dir! Was macht ihr da? Los, vorwärts! Jetzt alles raus! Vielleicht geht es schneller hier, verdammt nochmal! Raus, raus! Du auch, komm! Mach schnell! Dentro, Sporge Italiano! Danke, du! Komm! Schnell! Firma lì. Un altro autografo. Mi sembra di essere diventata Amedeo Nazari. Ecco fatto. E adesso? Adesso sei libero. Vieni che Mariella ti starà aspettando. Vengo subito, sono qui. Come ti chiami? Giuffrè Renato. Buongiorno, Soragù. Beh. Ciao, Marie. Adesso viene. Sergio! Sergio! Mariella! Chiudete il cancello! Ho detto di chiudere quel cancello! Come tu, oh! Come tu! Niente scarcerazione! Adesso riportate tutte nelle celle immediatamente, so fuori! Ma perché? Ma che scherzi so questi? Io ormai sono libero! Devo uscire! Tutti in cella in 5 minuti, cane me cai! Via! Noi abbiamo l'ordine di scarcerazione. Ma non ci torniamo, Gio! Ma che succede? Perché non lo rilasciano? Sergio! Mariella! Sergio! Mariella, aspettami! Aspettami! Sergio! Mariella! Sergio! Ma che succede? E che ne so, io sto qui come voi. La sala d'aspetto deve essere sgombrata, aspettate fuori. Lui deve uscire stamattina e io l'aspetto. Io di qua non me muovo. Avanti, non fate storie, aspettatelo fuori, lo stesso, no? Andiamo, Maria, sii buona, è meglio. Vieni, andiamo fuori. Maria, Maria, dove vai? Sta buona. Ma tu guarda che roba, già stava con piede di fuori. L'ho sempre detto io, là dentro è facile entrare, ma è difficile uscire, cara e mia. E poi mica se degnano di dite niente, te fanno sta qui di fuori, aspetta, così. Link qui! Link! 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 Appello! Halt! Cosa fa tutta questa gente qui? Ma mangi con la mia! Lei che non lo sia! Mensch, mensch, tu! Au! Porca puzzola boia! Se posso sapere perché mi avete riportato qua dentro! Se posso sapere perché non mi fanno più uscire! Io voglio uscire, avete capito? Fatemi uscire! Ma sentite! Chissà perché ci radunano qui. Ci manderanno in un altro carcere. O forse ci spediscono in Germania. Eine Unterredung von 10 Minuten ist gewährt worden. Danke, Oberschaffführer. Vada con il sergente. Ha 10 minuti per parlare con Gilberto. Io l'aspetto qui. Grazie. Thank you.
Ciao, papà. Dammi da fumare, per favore. Perché non mi hai fatto avvertire quando ti hanno arrestato? Si vede che i tedeschi ci tenevano ad avermi con loro e volevano evitare che tu li privassi della mia compagnia. Che cosa facevi con i partigiani? Ero uno di loro. Perché? Dobbiamo proprio parlarne. Ti hanno preso perché eri ferito? E allora come mai sei ridotto in questo stato? Papà, non hai mai sentito dire che i tedeschi seviziano, torturano, uccidono? Lo stanno facendo da anni in tutta Europa, lo sai? Non l'hai mai sentito dire? Scusami. È da molto tempo che stai con i partigiani? No, da qualche mese. Perché non mi hai detto niente? Quando mai ti sei interessato di quello che facevo? Non hai mai fatto niente che valesse la pena di interessarmi. Giusto. Mi dai un'altra sigaretta? Prendile tutte. No. È proibito fumare. Ma come hai fatto a sapere che ero qui? Fortunato. Sai, quel nostro giardiniere, che adesso è nella polizia, ha letto il tuo nome in una lista ed è venuto ad avvisarmi. E sai anche quello che mi faranno? Un processo? No. Non ci sarà nessun processo. Sei riuscito a corrompere anche le SS? No, non ci sono riuscito. Ho fatto l'impossibile, ma non ci sono riuscito. Se non verrà un contrordine, verrai fucilato oggi pomeriggio insieme ad altri 300 ostaggi. Alla nostra cella hanno murato la finestra. L'ho saputo soltanto qualche ora fa. Ho tentato tutto, sai? Mi sono rivolto a chiunque credevo fosse in grado di salvarti. Ma non ho ottenuto niente. Niente, soltanto questo colloquio di 10 minuti. Ma perché questa fucilazione in massa? C'è stato un attentato a Via Rasella ieri. Sono morti 32 soldati tedeschi. Papà. Sì? Io. Lo so. Non siamo mai riusciti a parlare, io e te. Non siamo mai stati capaci di dirci niente. E neanche adesso. Ma credimi, io ho sempre voluto, sai. Sei mio figlio, Gilberto. Il mio unico figlio. Anche se ti conosco poco. Papà, i partigiani hanno bisogno di denaro. A chi mi devo rivolgere? A Maurizio di Collalto e dai nostri. Sì. Io devo andare, papà. Addio, Gilberto. Addio, papà. Ti ringrazio di essere venuto a dirmelo. Thank you.
finiscila di piangere. Non mi metto a ridere a ballare. È un mese che aspetto sto giorno. E quelli dicono domani, come se niente fosse. E non fa la tragica, che non è la fine del mondo. Invece di domani, che sposerete dopodomani. All'età vostra un giorno più, un giorno meno. E andiamo a casa su, che io sono stanca morta. Ma io da qui non mi muovo. Se tu vuoi andare a casa, vacci. Ma che ci resti a fa qui? Mica vorrai aspettare fino a domani mattina. Ma non lo so manco io quello che mi capita. Se guardo quelli, mi viene la pelle d'oca. Mi sento come se da un momento all'altro dovesse succedere qualche cosa. Pizzichino Abramo. Pizzichino Giacobbe. Pizzichino Giuseppe. Pizzichino Isacco. Ma dove vai tu? A me non mi chiamate. Ma va dentro. E loro dove li portate? E vanno a lavorare, tu non ci puoi andare perché sei troppo giovane. Voglio andare con mio padre e i miei cugini, non voglio restare solo. Ma va dentro, non ci fa perdere tempo. Per piacere, mandatemi con loro, posso lavorare. Ma lo vuoi capire che non... Tu vuoi lavorare, piccolo? Sì, per piacere, mandatemi con loro, posso lavorare anch'io. Sì, è good. Rechts rüber, komm schon. Los, dort rüber. Vielleicht geht es schneller hier. Messer Ragù. Se sono decisi a farci uscire. Forza, venite fuori. Tutti e tre. Sapete niente se Mariella sta ancora aspettando? No, non lo so. Lei è il comandante. Sono il tenente Weiss, desiderate? Mi scusi, signor tenente, io devo parlare di cose importanti. Lei mi deve sentire, le giuro che si tratta veramente di cose importanti. Bring beide auf meine Stube. Zu Befehl. Andate ad aspettarmi nel mio ufficio. Grazie, signor tenente, grazie. Andiamo. Fatemi passare. Che le hanno fatto? Niente. Credevo che t'avessero fatto uscire. Lei è comunista, vero? Antifascista. Perché ci hanno messo tutti insieme qui dentro? E quelli sono ebrei, vero? Senti. Io e lei non abbiamo niente da spartire. Lei e tutta questa massa di farabutti. Ebrei, comunisti, traditori, spie. Tutti al muro vi metterei. Fatemi passare, che io non c'entro. Mi manderanno in Germania, ai campi di concentramento, e lì starete bene. Ma non avete ancora capito che vi manderanno in Germania oppure vi ammazzeranno? Non avete ancora capito che fine farete? Allevati di mezzo, giù di lì. Non faccia sciocchezze. E lei cerchi di comportarsi come un uomo civile. A me non mi devi dire quello che devo fare. Dillo a quelli della razzaccia tua. E stammi lontano, che puzzi. È lei che manda un cattivo odore. Qui dentro respireremo tutti un'aria migliore senza di lei. Fatemi passare. Fatemi passare. Fatemi passare. Fatemi passare. Fatemi passare. Camerata. Camerata, voglio parlare con l'ufficiale.
Camerata, io sono fascista, camerata. Per piacere, va a chiamare l'ufficiale. Digli che mio padre è uno squadrista. Da chi l'avete saputo? Me l'hanno detto. Ma è vero, sì o no? Avete detto che volevate dirmi cose importanti. Di che si tratta? Senta, signor tenente. Aspetta, Mario. Scusi, ma certe cose è meglio che il ragazzino non le sente. D'altra parte, se lei non risponde né sì né no, allora deve essere proprio vero che tutti quelli messi nella cella grande saranno ammazzati. Che cosa avete da dirmi? Senta, io non mi sono mai occupato di politica. Non ne so niente. So solo che mi trovo qua dentro per una bicicletta e che insieme a me c'è mio figlio, che non ha nemmeno 16 anni. Io ci tengo alla mia pelle, signor tenente. E quel ragazzino per me vale più di tutto l'oro del mondo. Io le propongo un affare. Io e lei facciamo un patto. Che significa? Spiegatevi meglio. Le do certe informazioni e lei rimanda a casa me e mio figlio. Che genere di informazioni? Su certi ebrei. Dove stanno nascosti. Su un gruppo di comunisti che conosco molto bene. Un momento. No, mi lasci parlare. Gli ebrei saranno una decina. Stanno nascosti in un appartamento del palazzo dove abito io. È tutta gente ricca. Importante. Sarebbe un bel colpo beccarli tutti quanti insieme. I comunisti sono tutti operai dello stabilimento dove lavoro io. Stanno a contatto con i partigiani. Pensi, ci hanno le armi nascoste dentro lo stabilimento. Se lei mi dà un foglio di carta, io le scrivo nome e cognome di tutti. Così io le do queste informazioni e lei ci rimanda a casa me e mio figlio, eh? Mi dispiace, non è possibile. Ma perché? Ho ordini precisi. Credo che questo colloquio sia inutile. Senta, io posso continuare a dare informazioni anche dopo. Noi operai veniamo a sapere tante cose. È meglio che torniate in cella. No, aspetti, assolutamente. Due sono troppi, io lo capisco. Tenga me. Rilasci mio figlio. Le darò ugualmente tutte le informazioni, ma rilasci mio figlio. Non c'ha nemmeno 16 anni, quella povera creatura. Non può far sta fine. Non è umano. Non è umano, non è umano. Calmatevi. E sedete. Io non sono che un ufficiale, ho degli ordini da eseguire. Questo lo capite? Sì. Se voi mi darete le informazioni, io le prenderò. Ma voi e vostro figlio non ne ricaverete nessun vantaggio. Capisco il vostro stato d'animo. Ma scusate la franchezza. Io considero il patto che mi avete proposto poco dignitoso per me, ma soprattutto per voi. La vita di 20-30 persone non si offre in cambio della propria. Ma che me ne frega degli altri? Non posso far niente per voi. E ammesso che vostro figlio possa salvarsi, sono sicuro che si vergognerebbe d'essere vivo perché suo padre ha fatto la spia. Ci ammazzeranno. Sì. Posso chiederle un favore? Spero di potervi accontentare. Vorrei scrivere due righe a mia moglie. Faremo un patto. Voi scriverete a vostra moglie. Io mi impegnerò a farle recapitare la lettera. Ma voi dovete darmi la vostra parola d'onore che non direte niente agli altri detenuti. È meglio che non sappiano fino all'ultimo momento. Parola d'onore? Chiamo vostro figlio. Signor tenente, grazie. No, non per la lettera. Per avermi fatto vergognare di me stesso. Scrivi a mamma, salutala. Perché? Perché partiamo. Partiamo per un lungo viaggio e...
Scrivi. Scrivi, non perdere tempo. Papà. Che significa? Che significa morire? Non lo so. Dieser Zelle. Ihr beiden dorthin. Hanno cominciato a prelevare gli uomini dalle celle. Senta, non potrei avere un po' d'acqua. Sa quando passeranno con il rancio oggi? Presto, generale. Abbia un po' di pazienza. Non so chi di noi verrà portato via e chi resterà qui. E non so neanche quale delle due cose sia da augurarsi. Io voglio vivere. Anche qui dentro. Non mi importa. Nessuno di noi vuol morire, tenente. Siamo tutti terribilmente attaccati alla vita. Specialmente in questo momento. Ma purtroppo non sta a noi decidere. Io ho 22 anni, capisce? 22 anni. E quando mi hanno preso? Era da 3 giorni che portavo questa divisa. Da 3 giorni che è l'ufficiale. Non ho fatto niente. Niente! E perché? Perché adesso devo morire? Non me lo chieda, tenente. Non so dirglielo. Non so darle né conforto né coraggio. So solo invidiarla perché lei è riuscito a piangere e io no. Io mi tengo dentro tutta la paura. Una grande paura, mi creda. Ho tanta paura che non mi fa più male neanche la gamba. Ho tanta paura che mi metterei a urlare. Eppure non ci riesco. Per questo la invidio. Perché vorrei riuscire a piangere come lei. Austin! Austin! Fuori! Still! Soll ich es noch einmal sagen? Venga, signor generale. Presto! Venite fuori, troia alla volta! Du! Und du, hinein!
Ma perché? Dove ci portate? State tranquilli. Verrete portati a lavorare fuori Roma. Non vi sarà fatto alcun male. Scegli, Beck! Dundu, pom! Io sto tia e la mente! Sono il che vogliono. Andiamocene, Maria, da retta, torniamo a casa. Questa gente qui? No. Ma ditelo io. Ma che dice? Senti, dicono che bisogna andarsene, andiamo via. Dammi retta una volta. No, ma io voglio restare qua. Maria. No, voglio restare a vedere quello che succede. Oh, e tu me vuoi far morire oggi. Gefangene aufsitzen lassen. Jawohl, Obersturmführer. An die Fahrzeuge! Was, was? In Doppelreihe! Los, komm! Gefangene raustreten lassen! Na kommt, Heidi! Du dorthin! Du in die Reihe! Da dahin! Ihr dort! Macht! Und ihr geht dorthin! Los da! Beh, adesso io mi sono stufata e me ne vado. Ah, ma quello non è il Soragusto. Soragù, ma com'è? Non l'hanno fatto Maria, più. Maria, stai tranquilla. Ma perché? Perché hanno rimandato a domani? Li portano via. Sarei venuto a dirtelo stasera. Ma che sarebbe? Li portano via? Ma dove li portano? Che gli fanno? Ma non doveva uscire stasera? Stanno sopra quei camion. Anche Sergio, ma perché? Soragù, parlate. Se ci avete qualche cosa da dirmi, parlate. Vi prego, Soragù, ditemela. Che li portano a lavorare, ma... Devi far forza. Maria, fate coraggio. Sergio! Sergio! Maria, dove vai? Fermati, Maria! Lasciatemi passare! Fermati! Ah! Al commissariato mi hanno detto che ieri notte l'hanno portati qui a Regina Celi. E allora non saranno stati ancora registrati, signore, perché qui Ferroni Giovanni e Ferroni Mario non risultano. Ma io che devo fare? Gli avevo portato un po' di roba di lana e qualcosa da mangiare. Torni domani. Ma non io posso lasciare qui la roba, gliela fa da per voi. No, signora, torni domani. Ma il ragazzino... Uffa, signora mia, ma come glielo devo dire, cantando di tornare domani? Va bene, va bene. Senti, devo andare via Lancellotti. Che vai a fare? Devo andare a portare sta lettera. Ma via Lancellotti ci abito io. Lei come si chiama? Assunta Ferroni. Ah, qui c'è scritto Assunta Ferroni, via Lancellotti. Sì, qua. Sì, so proprio io. E allora tenga, così mi risparmia la camminata. Grazie. La calligrafia di mio marito. Buongiorno. Buongiorno. Cara nena, lo sai che non sono mai stato buono a scrivere. Adesso te devo dire una cosa.
Non so come dirtela. Fatte coraggio, Elena mia. Oggi i tedeschi fucileranno me e Mariuccio. Insieme a tanta gente. Non so perché. Adesso che te devo dire? Che ti ho sempre voluto bene. Che sei stata l'unica donna della vita mia. Mi dispiace dovete lasciare così, Nena. Sono proprio disperato. Addio, Nena. Non è vero. Addio, amore mio. Non è vero. Non può essere vero. Cara mamma, non so cosa significhi morire perché papà non è riuscito a spiegarmelo. Forse significa la fine di tutto. Se significa questo, allora ti abbraccio e ti bacio forte forte. Se non ti dovessi vedere più, mi dispiacerebbe proprio, ma è venuto il soldato tedesco a prenderci e ti devo lasciare. Addio, mamma. E non ti scordare di me. No! 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 Non è vero! No! No! Bloccate questa strada. Questa, questa, questa e questa. E qualsiasi altro accesso a questa zona. Per un raggio di un chilometro voglio il più assoluto deserto. Io voglio che sono papio. Tutto in ordine, Schwarz? Sì, signore. Vi siete ricordato del cognac per i soldati dei plotoni di esecuzione? Certo. Bene. E allora non resta che aspettare i camion. Tutto pronto, signor colonnello. Le 4:30. Procedete, Schwarz. Vedi, vedi? Schicken Sie die Leute in Doppelreihe an die befohlene Stelle. No, Leute schicken. Ready? Reihe rechts! Ich glaub, halt! Thank you.
chiamavano incosciente. Perché ho sempre campato ridendo e scherzando. Ma che ci potevo fare se c'avevo l'allegria in corpo? Mi piacerebbe morire allo stesso modo, come l'incosciente. Papà, ho paura. Oh, vieni vicino, Mario. Mi sento male, papà. Mario, no, Mario, Mario, scioglietemi, scioglietemi, scioglietemi. Vorrà più di quanto avevo previsto. Fate dare il cambio al plotone d'esecuzione. Sì, signore. Tutto bene, Weiss? Sì, signor colonnello. No, state comodo. Come sono fastidiosi questi incarichi, vero Weiss? 46, 57, 58, 122, 123, 124, 125. Sono ormai rassegnato e vedo che anche voi lo siete. I tedeschi ci hanno negato il diritto di morire da soldati, ma noi non dobbiamo dimenticare mai il dovere di morire da soldati dell'esercito italiano. Quando affronteremo il plotone di esecuzione, dovremo ricordarci di una sola frase, quella detta da tutti i nostri martiri. Viva l'Italia! E lei lo smetta, tenente. Si ricordi di essere un ufficiale. Non significa niente morire da eroi. Le proibisco di... Non sia assurdo, pretende di dare ordini anche adesso. In questi ultimi minuti smettiamola con la retorica. Cerchiamo piuttosto di avere il coraggio di essere sinceri e di... Questo ragazzo l'abbiamo condannato noi a morte, con i nostri 20 anni di indifferenza al fascismo, con la nostra vigliaccheria. Avremmo potuto opporci con le nostre forze e allora sarebbe stato il momento di gridare viva l'Italia, ma non l'abbiamo fatto. Ci siamo ribellati troppo tardi per pretendere di avere le mani pulite, perciò non abbiamo nessun diritto di dirgli che cosa deve dire o fare davanti al plotone d'esecuzione. È arrivato il nostro turno.
avremo ancora per molto, Spaz? Per 2 o 3 ore, credo. C'è rimasta poca benzina, signor colonnello. Temo che non basterà fino alla fine. Fate spegnere i motori e dite al plotone di esecuzione di sbrigarsi. Sì, signore. E non perdiamo altro tempo. No, sì. In fondo crepo contento, perché credo che pochi come me abbiano avuto la soddisfazione di sporcare di merda la bandiera con la svastica. Rammentatevi le parole di Gesù. Signore, Padre mio, perdona loro che non sanno quello che fanno. Padre, non siamo dei santi. E loro sanno molto bene quello che fanno. Nella nostra morte non ci deve essere né perdono né amore, ma dobbiamo morire odiandoli. Perché il nostro odio sopravviva a noi, più grande della nostra morte. Avete voluto abbondare nella misura, caro Weiss. Ma di questi 15 in più non ce n'era proprio bisogno. Non capisco. Nei camion provenienti da Regina Celi, e di cui siete voi il responsabile, ci sono 15 uomini in più di quanti ne erano stati chiesti. Immagino che sia stato un errore. Non riesco a capire come possa essere successo. Non preoccupatevene. Invece di 320, ne fucileremo 335. Potremmo risparmiare i 15 in più, Schwarz. E riportarli indietro perché facciano da testimoni di quanto è successo. Andiamo, vai, siate ragionevole. Schwarz, sono io il responsabile di questi 15 uomini. Non abbiamo il diritto di ucciderli. Forse non ne abbiamo il diritto, ma ne abbiamo il potere. Schwarz! Comandate, signor colonnello. Sono pronte le mine per far saltare le cave? Sì, signor colonnello. Sono preoccupato per Weiss. Quell'uomo è stanco. Forse bisognerà rimandarlo in Germania. Gessen! Professore! Professor Rossi! Vi scongiuro, ascoltatemi! Io non fermatelo, ne ho colpa, professore! È impazzito! Dovete credermi, io non ne ho Weiss. Colpa! Dovete Weiss. Credermi! Io ordino di tacere, Weiss! Perdonatemi! Per l'amor di Dio! Fate portare Weiss dentro la galleria. Resterà sepolto sotto la cava. Insieme a loro.